Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata qui all'entrata della stanza finale. Ora siamo al livello 49, il livello più alto che abbia mai fatto in questo gioco da quando l'ho giocato per la prima volta. E un po' mi urta questo 49, voglio il livello 50, troviamo qualche nemico. Sai quando non hai il numero tondo che ti dà un po' quell'urto della serie, perché no, mi urta. Qua non c'era nessuno se non ricordo male, infatti. Yes, Mario è salito di livello, speriamo anche Luigi. Wow, 0 punti a punti vita e fratelli, che tristezza gioco. Attacco. Ok, non male, complimenti. Ok, Luigi ancora uno. E anche Luigi è salito di livello. Perfetto, 50. E 0 punti vita e 0 punti fratelli. Madonna mia. Ma proprio la cattiveria, gioco. Wow, ma dai, ma con tutti quei 4 e 5 il 2, vabbè, dai. Per l'ultima volta lo accetto. Ok, ora che siamo a livello 50, cosa possiamo mettere come ultimi equipaggiamenti? Togliamo l'anello bonus. Potremmo tenere il mastice energia o la cravatta cobalto. La cravatta cobalto, ovviamente. Vai! Boss finale. Ben arrivati fin qui. Bravi, siete davvero gli eroi del regno dei funghi. Però sapete, non c'è pietà per chi mi mette i bastoni fra le ruote. Dopo il regno di Fagiolandia prenderò il controllo del regno dei funghi. E nel mio nuovo paese non servono eroi d'altri tempi. L'unico eroe è Ghigno Bowser. Ora diventa scura? No. Oh, aia. Ok, allora puntiamo subito a Ghigno Bowser. Ah, che soddisfazione. Oh no, fratelli Mario, ancora voi. Vi giuro, no, che se il combattimento non dura un cazzo. Pazzi, volete provare così? Vi giuro che se il combattimento non dura un cazzo ora, rifaccio il combattimento senza fare quel primo attacco. Non importa che tecnica usate, non vincerete. Addio, pazzerelloni. È ora che vi facciate un bel viaggetto nella mia pancia. Secondo me è da qua che hanno preso spunto per viaggio al centro di Bowser. Ed eccolo. Non ne avete abbastanza. Però che coppia di duri. Vi sistemerò alla svelta. Addirittura inizio per primo. Mai successa questa cosa. Ho sempre iniziato per secondo questo scontro. Ok, potenziamento attacco. No, non serve. Stavo pensando di potenziarmi anch'io l'attacco, ma... Iniziamo da questo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ho colpito la testa? Sì, perfetto. Oh! Ma mi bastava un colpo? Davvero? Tu. Eccolo, questo attacco l'ho sempre detestato. Aveva uno strano tempo per via della prospettiva. Non ho mai capito bene la prospettiva di quell'attacco. 230 di... Addio! Ma cosa? Cosa mi succede? Impossibile, impossibile! Io ho perduto contro queste due perdenti!
ed ecco di nuovo Bowser. Ehi, è Bowser! Ehi! Alla salute dei due super fratelli! Ho appena disposto un esplosivo in questo castello. Prima che crolli sarà meglio scappare di qua. Ci rivediamo all'ingresso del castello. Corri Luigi, corri! Abbiamo 3 minuti, vai Mario! Corri! Ma stiamo lasciando Bowser lì da solo. Corri lo stesso Luigi! Quello ce la fa sempre alla fine. Oh, fermo. Ok, aspetta. Mi serve un barile. Dove lo troviamo? Dove sta il barile? Eccolo. Allora, di qua. Vai, salire le scale così è terribile, ci metti troppo. Ecco, fatto. Ecco qua. Abbiamo 2 minuti. Sbrigati, Luigi. Corri, corri Mario. Corri Luigi, corri. Che bello, sarebbe stato più bello vedere più parti fuori dal castello come questa, eh? Corri Drago, dobbiamo andarcene subito da qui. Ehi, dove sono? Cosa stavo facendo? No, il mio castello! Devo finire di pagare il mutuo! Porello. Con l'acqua che brilla. Arrivederci a tutti. Venite a trovarci nel regno dei funghi qualche volta. Principessa Peach, lei ha davvero dei buoni amici, la invidio davvero. Maestro Toad, Lady Cecia, addio, vi voglio bene. Ah, Principessa Peach, fratelli Mario e Luigi, grazie. Vi lasceremo questo regalo come ricordo. Vi lasciamo. È gigante. È stata una bella avventura. Aiuto, è giù. Fa freddo qua fuori. Il fagiolo Stella. Solitamente i crediti li salterei, ma credo che uno non possiamo, due questa parte qua comunque c'ha un pezzettino di storia extra da mostrare. Comunque veramente è uno di quei pochi giochi che ho ricevuto dall'infanzia e che ho rigiocato veramente tantissime, il drago, che ho rigiocato davvero tantissime volte e mi piace ancora adesso, ma mai come questa volta l'ho giocato in maniera così perfetta. Tuadopoli, il principe, fino alla fine. Mai nella mia vita ho giocato questo gioco in maniera così perfetta. E sono contento, devo davvero ringraziare i miei genitori per avermi regalato questo gioco. Aspetta, c'ha la stella. Però mi chiedo, se non gliel'avessimo data, la stella apparirebbe? Penso di sì però. Comunque, devo ringraziare i miei genitori per avermelo regalato questo gioco. Probabilmente senza sapere il valore effettivo che questo gioco avesse sia al tempo, sia che abbia per me adesso. Perché veramente, come ho detto, è uno di quei pochi giochi che ho veramente tanto rigiocato e mi è sempre piaciuto. Mi dispiace davvero che la versione 3DS non sia all'altezza di queste aspettative. Eccoci qua al castello di Bowser. Clink. Tornerò. Però è veramente stato un ottimo gioco. Il fantasma. È stato veramente un ottimo gioco. Secondo me una delle saghe più belle che ci siano di Mario e Mario e Luigi, questo capitolo in particolare. Le altre sono belle, ma il primo è sopra gli altri per me.
tutti i diritti della Nintendo e della Square Enix. Geno di Square Enix, vabbè, dai. Siamo ritornati al castello. Ce l'hanno fatta! Hanno salvato la principessa e il regno dei funghi! E sorpresa delle sorprese, questo era un film! Complimenti, bravi! Grazie per aver giocato. Grazie a voi, davvero. È uno dei giochi più belli che ho nella mia collezione. E sono veramente felice di averlo ancora oggi. Nintendo! E con la bellezza di 19 ore, 3 minuti, 1800 monete, 50 di livello, abbiamo completato il gioco, one-shottando tutte e due le fasi del boss. Questa, se non sbaglio, è la mia rigiocata perfetta e siamo a livello 37. Questa è la mia prima giocata e siamo a livello 41 con 34 ore di gioco. Voglio solo vedere, giusto curiosità mia, pantaloni fagiolona, la salvatessera, Dio mio, protezione più e il mastice energia. Le mie statistiche: 160, 192 di difesa, 150, 192. Non sono, a parte i baffi, non sono neanche terribili queste statistiche. Per essere la prima partita di un bambino, non sono terribili. Gli strumenti: 5. 5 funghi, 2 super funghi, 9 ultra funghi e 2 funghi max. 10, ma non c'ho le max perché quelle sapevo già che mi sarebbero servite. Questa, ragazzi, è la partita di un bambino. Un bambino che, pur di avere più soldi da parte possibili, vendeva tutto quanto ciò che non serviva. Tutto. Signori, è stato veramente un piacere portare questo gioco perché, come ho detto, erano anni che volevo portarlo, ma finalmente sono riuscito a farlo. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, parentesi, ci vediamo con Fratelli nel Tempo, se al momento di quando caricherò quest'ultimo episodio non sarà già uscito Saints Row. Signori, alla prossima. Ciao!